Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. E apriamo con l'ennesimo femminicidio in Puglia. Ancora una volta un uomo, un ex marito in questo caso, uccide una donna. Stavolta è successo a San Severo. L'uomo aveva il braccialetto elettronico. La donna solo poche settimane fa aveva rifiutato il trasferimento in un luogo sicuro. Non ce l'ha fatta Celeste Rita Palmieri, la donna di 56 anni ferita gravemente dall'ex marito mentre usciva da un supermercato a San Severo. La donna è morta nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale di San Severo. Erano le 11 di mattina, la donna era appena uscita dall'Eurospin di via Salvemini, stringeva ancora tra le mani le buste della spesa quando il suo ex marito, Mario Furio, ha sparato diversi colpi di pistola. L'uomo, 59enne agente della polizia penitenziaria in pensione, è poi risalito sulla sua auto dove ha usato la stessa arma per togliersi la vita. Tutto è avvenuto davanti agli occhi dei clienti del supermercato, molto affollato a quell'ora. La coppia aveva 5 figli ed era separata da tempo. La donna aveva più volte denunciato l'uomo che aveva un divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Dalla sindaca di San Severo, Lidia Colangelo, è arrivato un messaggio di cordoglio, mentre l'assessore alle politiche sociali del comune, Bruno Savino, ha raccontato il rifiuto della donna a trasferirsi in un luogo sicuro, lanciando un appello. In questa tristissima occasione io colgo il momento per sollecitare tutte le donne che si trovino in una condizione di difficoltà, non solo a denunciare come ha fatto la signora, ma avere anche il coraggio di allontanarsi, seppur temporaneamente, dalle proprie residenze per recarsi in luoghi più sicuri che comunque vengono messi a loro disposizione proprio per evitare che si giunga a episodi così dolorosi. E stanno tornando in Italia i 12 migranti che erano stati portati nel centro per i rimpatri in Albania. I migranti dovrebbero arrivare nel pomeriggio nel porto di Bari. La decisione è arrivata ieri. Il Tribunale di Roma infatti non ha convalidato il loro trattenimento nel centro voluto dal governo Meloni e costruito in Albania. I richiedenti asilo sono partiti a bordo di un mezzo della Guardia Costiera e dopo l'approdo nel porto di Bari saranno portati in un centro per richiedenti asilo. Ed ora cambiamo argomento e andiamo in Salento. I ricercatori di fisica applicata dell'Università del Salento avranno da oggi in poi a disposizione un macchinario d'avanguardia, il Tandetron. Vediamo di cosa si tratta. Scoprire a quale età appartenga un reperto archeologico, una sfida affascinante, è possibile per mezzo del Tandetron, macchinario di eccellenza in dotazione al Centro di Fisica Applicata, Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento. Lì si è concluso il simposio, durato 3 giorni, ospitato dall'Ateneo Leccese per celebrare i 10 anni del Consorzio Europeo di Infrastrutture e Ricerca CERIC-ERIC, fondato per far condividere agli scienziati degli Stati membri le migliori tecniche di indagine. E infatti nella cittadella della ricerca, sita a Mesagne, nel Brindisino, ai ricercatori è stato messo a disposizione questo macchinario d'avanguardia. Al consorzio CERIC-ERIC sono associate 4 facilities del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento. 3 delle 4 sono connesse con l'acceleratore Tandetron che si trova nella cittadella della ricerca, la quarta invece è il microscopio elettronico a risoluzione atomica. All'acceleratore Tandetron sono connesse varie linee di fascio dove viaggiano particelle che ci consentono di analizzare i materiali e di effettuare studi in ambito beni culturali, scienze forensi e in ambito ambientale. La datazione con il radiocarbonio e misurazioni che riportano all'origine dell'universo con la tecnica della spettrometria di massa sono possibili per mezzo di linee di fascio connesse al Tandetron, strumento prezioso questo anche per casi forensi come quello di Emanuela Orlandi. Al centro di datazione e diagnostica dell'Università del Salento si è riusciti a datare i reperti subacquei di Porto Cesareo della Grotta dei Cervi, luoghi, come è noto, in provincia di Lecce.
Grande attesa per i festeggiamenti di domenica 20 ottobre a Bitonto dei santi protettori della città, Cosma e Damiano. Il sindaco Francesco Paolo Ricci è pronto a vivere questo momento di forte fede e tradizione. Vi ricordiamo che domenica trasmetteremo in diretta due momenti dei festeggiamenti a partire dalle ore 7:45 e poi alle 19. Ma la festa dei Santi Medici rappresenta il momento, unitamente a quello legato alle festività della nostra Santa Patrona, più importante della nostra città da un punto di vista della fede, da un punto di vista della storia, da un punto di vista delle nostre tradizioni, da un punto di vista del folklore anche, perché ci sono tanti aspetti che caratterizzano questo momento della nostra comunità, questo momento del territorio che è fortemente sentito dal nostro territorio, ma non solo. Infatti durante la festa dei Santi Medici, durante la processione, la terza domenica di ottobre, è previsto un grande afflusso di turisti, è previsto un grande afflusso di pellegrini da ogni dove, e sono previsti circa oltre 100.000 persone. Noi stiamo cercando di organizzarci al meglio per offrire a loro qualsiasi tipo di servizio, per dare loro una grande ospitalità che Bitonto in questi momenti assicura. Siamo in contatto ovviamente con le forze dell'ordine, siamo in contatto che devono garantire l'ordine pubblico, siamo in contatto con gli operatori, con i tanti volontari, siamo in contatto con gli operatori sanitari che devono garantire loro tutti i tipi di servizi che questo momento necessita. La festa dei Santi Medici inoltre rappresenta un'occasione per visitare la nostra città, per visitare gli straordinari monumenti, lo straordinario patrimonio storico, artistico, culturale che questa città offre, ed è per questo motivo che anche quest'anno il Comune di Bitonto, con una serie di iniziative, ha organizzato l'Ottobre Mediceo, che dà la possibilità, con una serie di eventi, di poter anche offrire quanto di buono noi abbiamo nella nostra città di Bitonto. Ed ora andiamo in Basilicata, Policorro, inaugurata la Fiera dell'Inclusione For All 2024, uno spazio fisico dove potersi incontrare, conoscere, esplorare, compartecipare e far nascere nuove idee. Uno spazio fisico dove potersi confrontare, incontrare, conoscere. For All 2024 a Policoro, in provincia di Matera, l'inaugurazione della prima fiera sul turismo accessibile. Un momento importante cui hanno preso parte i maggiori rappresentanti istituzionali della regione e ovviamente anche gli operatori del settore, le associazioni che si occupano di disabilità. Parola d'ordine, inclusione. Noi abbiamo accolto come dipartimento che si occupa dello sviluppo economico anche del settore turistico l'opportunità di intercettare una fetta di mercato importante, che è quella anche dell'accessibilità, l'accoglienza per quanto riguarda i disabili. Ci è stata offerta questa opportunità partecipando a un bando del Ministero della Disabilità. La proposta progettuale è stata fortemente voluta da Bardi e da Cupparo nella sua prima fase di assessorato, e l'idea era quello di cercare di fare della Basilicata un turismo accoglibile che potesse accogliere tutti ed enfatizzare questa occasione. Stiamo formando le prime guide turistiche per la disabilità, ma stiamo facendo i primi tirocini per le persone disabili. Abbiamo fatto gli avvisi pubblici tramite le società di formazione che hanno partecipato al progetto, abbiamo selezionato già 20 persone e queste persone sono già state inserite in diverse strutture ricettive, pertanto azioni concrete, e noi siamo stata una best practice riconosciuta a livello di Roma, tant'è che avremo la premialità nel momento in cui parteciperemo al nuovo bando che è appena uscito a febbraio, se ne avremo l'intenzione, per poter ampliare questo progetto e poterlo replicare. Siamo contenti anche perché, insomma, l'accoglienza per le persone disabili è un punto di decoro, di etica, di moralità che rende grande una regione.
Ci sono tante associazioni, tanti operatori qui oggi, l'attenzione anche per questa area geografica della regione, una destinazione turistica per eccellenza. Ma quella è la cosa più importante, io lo ripeto da quando sono stato a visitare i due hub che ci sono stati sia a Metaponte sia a Policoro, volevo complimentarmi con questi ragazzi che veramente hanno preso a cuore questo bando, hanno portato avanti tutti i servizi, ma la cosa che ho apprezzato molto dai familiari di questi ragazzi che hanno detto che qui in quest'area dello Ioni sono stati benissimo. Ed ora passiamo allo sport. I più alti livelli della pallavolo italiana erano ieri al Politecnico di Bari, protagonisti di un incontro dedicato alla promozione dei valori dello sport. Dobbiamo pensare che abbiamo perso, ma non è una frase. Così avremmo voglia di fare se avessimo perso, e dobbiamo fare questo, perché se stiamo a goderci il trionfo dopo che è successo, lo sport sta ricominciando da zero, non è che abbiamo un vantaggio perché abbiamo vinto, anzi tutti vorranno batterci, tutti faranno di tutto, ci copieranno delle cose, quindi noi dobbiamo crescere, migliorare individualmente e come squadra per cercare di vincere ancora. La medaglia olimpica ha un sapore diverso. Ora vi dico, non ci eravamo proprio nell'idea di dover vincerla per forza, sapevamo di avere delle squadre competitive, le ragazze sono state bravissime, peccato i ragazzi potevamo fare qualcosina in più, però niente di, cioè, si tratta di un gruppo giovanissimo. Bene, questo era l'ultimo servizio, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.